All'unisono i cuori degli azzurri e dei 4.000 spettatori sugli spalti del Pala San Giacomo di Conversano. Passa tutto da qui, Gigi, tutto questa sera. Se vogliamo costruire il sogno, dobbiamo farlo oggi. Eh sì, questa è casa nostra, il posto migliore per poter provare, come ricordavamo in apertura, a costruire quello che potrebbe essere un risultato dal sapore dell'impresa. L'entusiasmo tutto in casa azzurra, ovviamente della nazionale montenegrina sono tutti giocatori abituati a queste atmosfere, gran parte del loro roster milita in campionati dove questa è la normalità, ma oggi a casa nostra assolutamente è un nostro valore aggiunto. E lo abbiamo visto, lo stiamo vedendo in grafica, la formazione del Montenegro allenato da Vlado Sciola, la bocca da fuoco risponde senza dubbio al nome di Vuko Borozsan, miglior marcatore dell'organico, 17 reti ai campionati europei segnati in 3 partite, ancora luci spente al Pala San Giacomo, ma tra poco si accenderà tutto, si accenderanno i riflettori su Italia-Montenegro. Per quanto riguarda gli azzurri, Riccardo Trillini è andato in continuità con l'Italia che ha battuto brillantemente il Belgio nel secondo turno, vittoria sia in trasferta che in casa dopo aver eliminato la Turchia nel primo turno. Le uniche due variazioni rappresentavano il rientro in questa lista che stiamo vedendo da parte di Umberto Bronzo, che torna a disposizione nella batteria delle ali destre, e la possibilità inoltre per il direttore tecnico di contare su Gianluca Dapiran in posizione di ala sinistra, e soprattutto di la convocazione di Gianluca Dapiran gli è servita per avere un'arma in più anche nel fondamentale della difesa. Assolutamente, vedremo, perché Riccardo Trillini ovviamente ha cercato, ha lavorato in questi giorni a Conversano, l'Italia in raduno già da domenica su alcune soluzioni da un punto di vista tattico per cercare di rispondere a quelle che sono le caratteristiche fisiche dell'avversaria degli azzurri. Sicuramente una squadra molto ben dotata, lo dicevamo, da un punto di vista fisico in termini di centimetri, ricordavi quel dato, un Montenegro che ha vissuto senz'altro un grande momento a gennaio battendo 31-30 ai campionati europei la Serbia, una vittoria che tra l'altro è valsa alla riconferma del tecnico, dell'attuale allenatore Vlado Sciola. Inquadrato Jack Savini, sarà uno dei jolly di questa nazionale, il colpo d'occhio del Pala San Giacomo, dirige l'incontro la coppia formata dai signori Brunner e Salah dalla Svizzera, tutto pronto per il fischio d'apertura con il Montenegro in tenuta verde che attaccherà da sinistra a destra dei vostri schermi. Maglia azzurra per l'Italia, è iniziata Italia-Montenegro, ultimo turno di qualificazione ai campionati mondiali 2025, gara d'andata il 12 maggio, il ritorno a Podgorica. Borozsan in posizione di centrale, lui sul braccio destro un autentico cannone, adesso è lì nel mezzo di questa difesa, pericolosissimo anche dalla lunga distanza, come lui anche Vujovic.
Calugerovic, il terzino sinistro, a completare la linea. Italia che ha iniziato con Marco Mengoneggio e Xavini come secondi, difesa molto mobile quella dell'Italia, molto alta sin dall'inizio di partita. L'attacco da parte del Montenegro subito con Vujovic, là dietro c'è Andrea Parisini, si alza il primo coro Italia-Italia del Palo San Giacomo. Vujovic prova a scappare via, lo ferma però prima Savini e poi Ebner con la prima parata della sua partita. Comunque sotto fallo, ha iniziato dunque da titolare l'estremo difensore proveniente dal Lipsia, gioca nel massimo campionato tedesco. Secondo intervento di Ebner, questo sì che fa statistica, e palla recuperata dagli azzurri. Possiamo provare subito a correre, la palla per Marco Mengoni, si va da Jack Savini, l'attacco in uno contro uno, a sinistra per Bulsamini, si ritorna nel mezzo, ancora Savini, va dentro Mengon, 1-0 dell'Italia in penetrazione, Marco Mengon, sblocchiamo il punteggio. E questo è quello che dobbiamo fare, non dobbiamo attaccare in quarta fase, sviluppare prima, seconda e terza fase il gioco veloce, perché il Montenegro a difesa schierata è un'autentica corazzata e l'Italia lo sa. Recuperiamo subito un pallone perché il Montenegro ce la riconsegna con un errore. Ebner intanto si prende cura dell'atmosfera del Palo San Giacomo. Origini peraltro pugliesi per il nostro portiere, nato a Friburgo in Germania, ma la madre arriva da Molfetta, quindi è una partita speciale per lui. Il capitano Parisini sulla linea dei 6 metri, rete del 2-0, iniziamo molto bene dopo i primi due minuti. Non potevamo pensare di iniziare meglio, ottimo anche questo taglio di Parisini. Adesso ragazzi, difesa, dobbiamo farli sudare, fare in modo che il Montenegro arrivi con difficoltà al tiro e non faccia gol facili. Per il capitano, 97esima presenza con la maglia della nazionale, Andrea Parisini. Buono l'intervento falloso da parte di Marco Mengon. Italia che tiene in difesa, ma servirà concentrazione, che è quella che leggiamo negli occhi degli azzurri in questo avvio di partita. Borojan lo va a prendere fuori la difesa dell'Italia, può scattare De Angelis, la finta fino in fondo, Tommaso De Angelis dai 6 metri, prova la girella, ci mette la pezza, ci mette la gamba però nei boys a Simic. E Simic è un portiere molto umorale, non dobbiamo farlo entrare subito in partita perché poi è in grado di fare la differenza. È un giocatore che per assurdo come statistica gioca meglio in nazionale che nella squadra di club, nonostante un giocatore di tutto rispetto. De Angelis da lì non poteva fare meglio. 7 contro 6 per il Montenegro in questo inizio di partita dopo appena 3 minuti con Grbović che è entrato, dunque è una mossa per cercare di schiacciare la difesa dell'Italia in questo inizio di gara. Subito però un'altra parata di Ebner, riconquistiamo il pallone, la porta è vuota e Marco Mengone, che però non c'entra lo specchio della porta, gli chiede calma il capitano Andrea Parisini. Ancora però una parata di Ebner che ha iniziato molto bene. Questo è quello che chiedevo all'inizio, volevo vedere come andava avanti questa sfida tra i migliori reparti. Ebner dalla lunga distanza un autentico muro, e il Montenegro invece che ha tra le bocche da fuoco i suoi punti di forza. E continuiamo Matteo a mettere in difficoltà dalla lunga distanza. Pallone deviato, ancora palla al Montenegro, ma Ebner ha iniziato nel migliore dei modi. 2-0 il punteggio, 3:49 sul timer della gara, palla recuperata dall'Italia, può correre Mengon, la porta è vuota, deve solo appoggiarla Marco, che non sbaglia, Marco Mengon, Italia avanti sul 3-0 allo scoccare del quarto minuto. Time out chiamato da Vlado Sciola sulla panchina del Montenegro, un inizio brillante da parte degli azzurri. Eh sì, assolutamente, è un Montenegro che paga questa scelta di extra player. È un Montenegro costretto a chiamare immediatamente time out, probabilmente non si aspettavano questo inizio in salita. Chiaramente sono passati solo 4 minuti di gioco, ma è giusto che Sciola metta le cose in chiaro con i suoi giocatori. Non può consentire alla sua squadra di prendere sotto gamba una partita del genere, una squadra con questo entusiasmo davanti a un pubblico così entusiasmante. Ancora 7 contro 6 per il Montenegro, sempre con Grbović e Lazović come pivot. 3-0 il risultato quando si gioca da 4 minuti sul timer della gara.
l'attacco per Branko Vujović, da centrale ancora il lavoro di Kalugerovic, la conclusione dalla distanza, primo gol della partita, sblocca il suo tabellino personale Kalugerovic, lo sblocca anche il Montenegro, 3-1 con questo tiro dalla distanza. Naturalmente con il 7 contro 6 il Montenegro cerca di schiacciare la nostra difesa, di tenerla bassa per scagliare queste conclusioni. E infatti anche questa volta Kalugerovic, a proposito di schiacciare, è riuscito a schiacciare il pallone tra le gambe di Ebner, eludendo il suo intervento, era partito un po' in anticipo. Parisini, il gioco d'appoggio, lascia il pallone a Pablo Marrocchi. Davide Bolzamini, l'attacco di Marrocchi, il suo uno contro uno, scappa via, vince il duello e poi Andrea Parisini, grande uno contro uno di Marrocchi, che lascia sul posto il difensore. Parisini non sbaglia dalla linea dei 6 metri, l'Italia che interpreta a meraviglia quello che è il suo gioco classico, si va da Marrocchi che inizia l'azione, qui un uno contro uno col teletrasporto perché il mantello dell'invisibilità era scomparso. È grandissimo anche il l'apporto in gol, il secondo gol di Parisini, si è fatto trovare pronto, blocco sul secondo. E arriva il gol di Vuko Borjan dalla distanza, intanto Parisini che vede la porta vuota, attraversa, sfortunato quel capitano azzurro Andrea Parisini, buona la sua intuizione, aveva cercato direttamente dal cerchio di centrocampo di castigare il rientro un po' tardivo di Šimić, che si salva però con l'aiuto della traversa. Ancora attacco da parte del Montenegro, Radović. E soprattutto ancora un attacco in 7 contro 6, quindi in extra player, sceglie, continua a scegliere la via della porta vuota, che per il momento non è stata così sanguinosa come avrebbe potuto. Si riparte da Borosan, una rete all'attivo per Vuko Borosan. Vujović chiede calma a Kalugerovic ai compagni, ancora Borosan col palleggio, ovviamente il 7 contro 6 costringe a ragionare, c'è una pivot che si libera, arriva il gol dalla linea dei 6 metri da parte di Vuklasovic. Italia che riparte dal cerchio di centrocampo, 2-0 di parziale da parte del Montenegro, 4-3 dopo 6 minuti e mezzo. Abbiamo già visto dunque in questo inizio di partita una mossa tattica, quella di Riccardo Trillini con la difesa aggressiva, e la contromossa da parte di Vlado Sciola, che ha immediatamente inserito il 7 contro 6. Entrambi gli allenatori hanno, come si suol dire, fatto i compiti a casa. Uno ha proposto un tema tattico, l'altro ha immediatamente replicato. Hanno cercato di sorprendersi vicendevolmente e disinnescare le scelte reciproche. E dall'altra parte intanto rete da parte di Umberto Bronzo, anche il nostro mancino scalda il braccio e mette il pallone sul secondo palo, doppio vantaggio ribadito dall'Italia, primo gol della partita per la classe 2000, Umberto Bronzo. È assolutamente importante trovare questi gol in seconda e terza fase, perché dobbiamo sfruttare il rientro non impeccabile del Montenegro. Palla recuperata, possiamo andare in contropiede, Bronzo vuole andare fino in fondo, fa tutto da solo e c'è il pallone che finisce sulla traversa. Qui si va però dalla linea dei 7 metri, immagino forse anche con una sanzione per Kalugerovic, perché la porta del Montenegro era vuota, infatti la coppia arbitrale va a colloquio, vediamo, sicuramente 7 metri e nessuna sanzione. Abbiamo rivisto in precedenza l'azione, Tommaso Magistro in regia che coordina la squadra tecnica per il racconto di questa sfida qui dal Pala San Giacomo. Marrocchi sbaglia, ci mette la gamba Šimić. Šimić è un portiere dove può fare la differenza in questo fondamentale, incita i suoi tifosi, ha aspettato il professore Pablo Marrocchi, si è, come dire, fatto parare questo tiro con la gamba sinistra di Šimić, che ha aspettato fino all'ultimo minuto. 31 anni Šimić, gioca nel Metzingen in Bundesliga, è una sfida tra portieri di Bundesliga, perché ovviamente lo dicevamo in precedenza, il nostro Domenico Ebner è il quinto portiere per numero di parate collezionate nel massimo campionato tedesco. La palla per Vujović, prova a farsi largo il Montenegro, il tiro di Borosan, ci mettiamo le mani con il nostro muro, non riesce però ad intervenire Ebner, che è stato spiazzato dalla deviazione di Bulsamini. Savini vuole l'uno contro uno, si attacca bene a sinistra, Tommaso De Angelis, primo palo, si sblocca anche Tommy De Angelis, 6-4 il risultato, più 2 all'ottavo minuto. Non lasciamoli piazzare in difesa, questo dobbiamo fare, circolazione di palla e per quanto possibile trovare lo spazio anche in terza fase, come in questo caso ci riesce benissimo l'Italia, un'autostrada per Tommaso De Angelis che la butta dentro sul primo palo. Classe 2005,
Stagione importante in Liga Asobal, nel massimo campionato spagnolo, per questo ragazzo giovanissimo, 18 anni ormai, però un punto fermo di questa nazionale. Il tema legato a Vuko Borojan inizia a diventare preponderante nel nostro elenco delle priorità, immagino anche in quello di Riccardo Trillini. È la terza conclusione dalla distanza di Borojan, qui intanto super l'uno contro uno di Savini. Andiamo dai 7 metri, perché il nostro capitano Andrea Parisini viene fermato in maniera fallosa. Questa è un'ottima notizia, perché un'Italia che continua a essere volitiva, non riescono a bloccare il suo strapotere fisico, butta dentro il difensore montenegrino e si guadagna la linea dei 7 metri. Dalla linea Manojlovic, 18 anni, anche lui classe 2005, un altro dei gioiellini di questa nazionale. Eccolo qua, vai Cristian, rete 7-5 verso lo scoccare del decimo minuto. È un gioiello che brilla dalla linea dei 7 metri. L'Italia ancora allunga due le reti di vantaggio e soprattutto registriamo la freddezza, nonostante la giovane età, di un ragazzo abituato a tanti minuti e soprattutto ad avere le aspettative sulle sue spalle. 164 gol in campionato per Cristian Manojlovic con la Raimon Dego Sassari. Il tiro intanto per Kalugerovic, il Montenegro rosicchia un'altra rete, 7-6 il punteggio. Accorciano dunque i montenegrini, l'Italia che si riorganizza, difesa che cambia intanto per il Montenegro, perché Kalugerovic rimane impiegato in questo momento come centroavanti nello scacchiere dunque difensivo della formazione allenata dal tecnico croato Vlado Sciola. Kalugerovic che gioca in Kuwait con il Quazia. Marrotti lascia, si piazza come doppio pivot, intanto Bulsamini e vinciamo l'uno contro uno. Qui c'è un'invasione fischiata a Pablo Marrocchi, era andata molto bene con lo schema giocato dall'Italia, il movimento di Parisini che era rimasto solo. Intanto qui da un pivot all'altro arriva questo bel gol da parte di Gorbovic, che la piazza sopra la testa di Domenico Ebner. Il Montenegro che piazza dunque questo 2-0 di parziale e pareggia i conti, 7-7 il punteggio, 9 metri in favore dell'Italia, il risultato che torna in parità dopo 11 minuti. È un Montenegro che ha alzato i ritmi, ha alzato il baricentro della difesa, costretto per fare svegliare i suoi a cambiare il modulo difensivo, 5-1 e soprattutto palla recuperata e gol in transizione. Ottimo il fraseggio tra Brozan e Grbovic. Impatta il Montenegro. Lo dicevamo in fase di presentazione, in favore del pronostico dicono Montenegro, questo dobbiamo rimarcarlo, lo faremo in corso di telecronaca, in corso di racconto di questa sfida. Italia che cercherà in qualche modo tra stasera e poi il 12 maggio nella gara di ritorno di ribaltare completamente il peso di questi pronostici in questa sfida. Marrocchi, l'attacco, la palla larga, l'uno contro uno di Marco Mengone, la rigioca, c'è lo sfondamento però e allora possibilità di andare in contropiede per Bojovic che si avventura e trova un Ebner che però non riesce a deviare. Ripartiamo dal cerchio di centrocampo, Montenegro che è passato in vantaggio ma che adesso è in inferiorità numerica e allora Savini la schiaccia, possiamo andare verso destra, dentro Marco Mengon e il pallone che finisce in fondo al sacco. È arrivato il gol del pareggio italiano, 8-8, ma Bujovic è rimasto a terra, problemi ad una spalla mi sembra di capire per il giocatore del Montenegro alla sinistra. Milos Vujovic si rialza apparentemente senza problemi, il trentenne, anche lui uno dei quattro giocatori del Montenegro provenienti dalla Bundesliga, gioca con il Gummersbach in modo particolare, 145 reti all'attivo, peraltro tira anche piuttosto bene, 75% per lui in stagione, deve lasciare il campo però. È oltretutto passato col Fuchs Berlino, Tatabagna, insomma un giocatore che ne ha viste tanti e che ha visto tanti campi di qualità, abituato a questo tipo di partite. È rimasto a terra, sconsolato, non ha neanche richiamato l'attenzione dell'arbitro. Problemi ad una spalla, avete visto inquadrata la panchina montenegrina con l'intervento dello staff medico. Vujovic che è dovuto uscire per la regola dei tre attacchi, perché dopo aver ricevuto le cure mediche il regolamento impone che il giocatore interessato sieda appunto in panchina per tre possessi consecutivi della sua squadra. Kalugerovic per Borojan, il Montenegro che gioca questo attacco al volo, qui però c'è la palla persa dal Montenegro, un'ingenuità, non si aspettavano questa difesa così aperta dell'Italia, non ci siamo capiti in difesa ma è andata bene così, è stata una sorta di velo calcisticamente parlando. Sì.
probabilmente ha perso il timing dell'aggancio del pallone, un pallone lento, aveva un'autostrada a destra e sinistra Gerbovic, che tra l'altro si era fatto ipnotizzare da Ebner, ma non c'è stato bisogno perché aveva il piede nella linea tratteggiata. Palla per Parisini, costruisce l'Italia, Marrocchi le finte, poi si va da Mengone che si infila tra uno e due, subisce fallo Marco Mengon, c'è il fischio dell'arbitro che però assegna all'Italia solamente un 9 metri, al limite questo 9 metri perché Mengone era andato dentro, era sui 6. Sono quelle decisioni chiaramente al limite, probabilmente il giocatore del Montenegro non aveva ovviamente i piedi all'interno dell'area pitturata. Marrocchi, uno contro uno, larga la palla per Bronzo che la raccoglie in aria, Umberto Bronzo, pallone sotto la traversa, 2 su 2 per Umberto Bronzo, 2 a 0 di contro break, rimettiamo il naso avanti, 9 a 8. Tutta l'esperienza di Bronzo, la forza, la precisione, senza fronzoli, secondo col personale. E dall'altra parte Kalugerovic che immediatamente però replica con questa conclusione dalla linea dei 9 metri. Il Montenegro con questo 7 contro 6 sta giocando una pallamano molto semplice in realtà, perché sta cercando di tenere la nostra difesa piatta. Intanto c'è l'avvicendamento tra i pali per quanto riguarda l'Italia, con l'ingresso da parte di Andrea Colleluori che ha sostituito Domenico Ebner. Seguiamo l'attacco dell'Italia però, Marrocchi sotto contatto, poi cerca il tiro Bulsamini che quasi vince la ribattuta, la palla che si stampa sul palo, niente da fare per l'Italia in questo frangente, dobbiamo ripiegare nella fase difensiva. È entrato Cavor intanto per quanto riguarda il Montenegro, in posizione di terzino destro, altro giocatore dalla fisicità imponente proveniente dal massimo campionato tedesco, 29 anni, 197 centimetri, gioca nel Wetzlar. E intanto però qui quasi recuperiamo questo pallone per effetto comunque di un fallo. Kalugerovic, Cavor riesce a scaricare, superiorità numerica creata, c'è l'invasione però e palla riconquistata dagli azzurri e possiamo ripartire dopo questa invasione di Luka Radovic. Raro devo dire a questi livelli vedere un'invasione così, tra l'altro un piede, netta, un piede netto. E soprattutto abbiamo registrato anche una bella parata di Colleruoli che chiaramente non può vedere l'invasione ma si concentra su quel tiro e gli stampa anche una bella parata in faccia, ottimo per il morale di chi è appena entrato in campo. Ebner lascia la partita con solo due parate all'attivo messe a segno nei primi minuti di gara. Marrocchi, c'è il taglio da parte di Bronzo, la tiene però in vita Marco Mengon, c'è stato comunque il fischio dell'arbitro che ravvisa un fallo, 9 metri con Parisini che farà ripartire l'azione dell'Italia. Vedremo poi quali saranno gli avvicendamenti. Marrocchi per la conclusione da parte di Davide Bulsamini, pallone all'incrocio dei pali, doppia cifra Italia, 19, si sblocca anche Bulsa, fondamentale nei nostri equilibri d'attacco e di difesa. Intanto il Montenegro alza il ritmo del possesso, la palla dentro, la riconquistiamo però possiamo correre adesso. Allora Marco Mengon si libera dalla marcatura, si guarda attorno, poi trova Simone Mengon, il fratello che è entrato dunque in mezzo al campo, proveniente dalla Bundesliga anche lui, dall'Eisenach dove ha giocato una stagione strabiliante, peraltro ottenendo in maniera quasi aritmetica ormai la permanenza nel massimo campionato tedesco. Grande crescita per questo ragazzo, insieme al fratello Marco sono diventati due trascinatori autentici di questa nazionale, due talenti cristallini, 24 anni ciascuno. Pablo Marrocchi con i gemelli a destra e a sinistra, e allora Marco Mengon attacca col palleggio, chiama in causa Umberto Bronzo, Kalugerovic che dà fastidio, allora Bronzo sceglie di andare da solo, subisce fallo, 9 metri. Ottimo, conserviamo il possesso di palla, non dobbiamo avere fretta, dobbiamo far muovere il Montenegro perché dobbiamo farli stancare. È un'Italia che in questo momento ha la possibilità di riportarsi ancora sul più 2 e il Montenegro, guardingo, non si aspettava un'Italia così. Marrocchi, larga la palla, Mengon, è qui però, eh sì, esattamente, era qui che volevo arrivare. Due minuti per Borussia perché il teatro non è qui, non stasera. Borosan ha mimato un gomito avanti, ma anche se si è appoggiato non giustifica un crollo di una colonna di 2,03 m per 108 kg trascinati a terra come uno straccio. Ovviamente c'è stato dello stuntman ravvisato e punito dalla coppia arbitrale. Superiorità numerica per la prima volta nel corso della gara.
con l'Italia avanti sul 10-9. Marrocchi, la palla per Bolzamini. Probabilmente gli arbitri dovranno far asciugare il campo, è stata richiamata l'attenzione di Bronzo, che però intanto si prende il tiro. Non fermano, grazie a Dio non fermano il tempo, il campo viene asciugato ma anche il punteggio viene corretto, perché ne approfitta Bronzo a mettere a segno il suo terzo gol. 11-9 il punteggio al 17esimo minuto, doppia cifra per gli azzurri, ancora a segno il nostro mancino, terza rete per Bronzo che sta tirando benissimo, 3 su 3, 100% per lui, per questo ragazzo originario di Siracusa, tornato a Sassari dove l'anno scorso ha centrato la finale scudetto perdendola poi contro Fasano, ex tra l'altro proprio di Fasano, conosce bene la Puglia, conosce bene l'area del derby di Puglia che si gioca qui tra Fasano e Conversano. I passi di Cavor, giusta questa lettura della coppia arbitrale, ingenuità da parte di Stefan Cavor, e Italia che riparte con un pallone regalato letteralmente da Cavor che vedete inquadrato e dal Montenegro. Peccato, il Montenegro costretto all'extra player ma questa volta per pareggiare il numero dei giocatori in campo, è un'Italia che non riesce ad avere il possesso del pallone, poteva usufruire del tiro porta a porta ma l'arbitro fa ribattere e otteniamo comunque un tiro dai 7 metri, che non è male, meglio di niente, no? Parisini sta giocando la solita partita di sacrificio ma lì nel mezzo poi è sempre molto bravo a farsi largo, a farsi trovare pronto. Ancora Manojlovic al 18esimo, sentite il palo a Giacomo. È la soluzione di Fino cercata da Manojlovic, si spegne sulle mani di Simic, due tentativi leggeri dei nostri azzurrini, prima la girella di De Angelis e poi questo lob tentato, questa palla morbida di Manojlovic, a Simic non la si fa però con queste conclusioni. E questo è un brutto errore perché chiaramente se la metti dentro hai ragione, ma quando sbagli un tiro del genere vale doppio questo errore perché chiaramente mina un po' la psicologia sia di chi ha tirato e aumenta l'energia di chi pare tiro. Torniamo a giocare in difesa molto alta perché il Montenegro sta evitando adesso il 7 contro 6, chiusura dell'Italia, che chiusura di Parisini, grandissima difesa di Andrea Parisini su una palla che era arrivata al pivot, lo stiamo rivedendo, eccolo qua la palla che arriva, guarda che chiusura di Parisini, un ottimo passo. Il raddoppio del nostro capitano che si sta spendendo come al solito anima e corpo sia nella fase offensiva che in quella difensiva. Cavor va in elevazione, la palla larga, impreciso però il passaggio, sotto passivo il Montenegro, pallone che arriva sulla linea dei 6 metri, ancora un pallonetto di Gurbovic, ci sta facendo male Gurbovic, è il terzo pallone che arriva dalle sue parti e ancora una volta preciso questo 34enne pivot di grande esperienza proveniente dalla Steaua di Bucarest. 11-10, peccato per questo gol costruito dal Montenegro, 2 su 2 tra l'altro per Nemanja Gurbovic in questi primi 19 minuti e mezzo di partita. Marrocchi larga la palla per Mengone che gioca l'uno contro uno, andiamo dentro, ancora sotto contatto, dobbiamo tornare per vie centrali, prenditelo questo tiro Simone, prenditelo perché è roba tua, rete di Simone Mengon, circolazione di palla continua, è un gioco dispendioso ma è un gioco che riesce a spostare difese soprattutto così fisiche come quelle del Montenegro, perché l'Italia sta attaccando con ritmo, sta attaccando minacciando, è un'Italia credibile soprattutto nella fase d'attacco, sono pericolosi, minacciano nel modo giusto e si crea la superiorità soprattutto se si va dentro con coraggio, poi come ha fatto Simone Mengon, massimo risultato con il minimo sforzo. Cavor per Krivo Kapic che è entrato sulla linea dei terzini, attacca il centrale del Montenegro, Cavor che va in elevazione, lo teniamo in qualche modo, la palla poi schiacciata dentro, ancora un tentativo di Gurbovic, questa volta la traversa, allora Simone Mengon che va dal fratello Marco, dialogano i due gemelli originari di Trento, cresciuti nella Pressano, uno
come dicevamo in precedenza, Simone, proveniente dall'Eisenach, adesso in Bundesliga, l'altro gioca in Francia nel Celesta. Umberto Bronzo con un tiro complesso per Bronzo, ma il pallone rimane a noi perché dopo la parata di Simic c'è palla che carambola oltre la linea laterale. Ancora possesso Italia, rientra il professor Marrocchi da centrale, inquadrato Riccardo Trillini. E adesso abbiamo bisogno di lui, il nostro metronomo, il nostro cervello pensante lì nel mezzo a ridare ancora consiglio ai suoi genitori, ai suoi colleghi. Lui che ha questo atteggiamento genitoriale, perché lui è lui il genitore, gli altri sono i suoi figli. Comunque abbiamo visto Grbović, dobbiamo stare attenti, il pivot del Montenegro continua a metterci in difficoltà, molto mobile, ci sta facendo male. Simone Mengon, consueto inizio di azione con Parisini che gioca fuori, poi Marrocchi gioca l'uno contro uno, lo scarico, la palla schiacciata, prova a controllare in qualche modo l'Italia, bravissimo qui Parisini. E che cos'è, Andrea, questa roba qua? Un'azione fantastica di Andrea Parisini che si gira, sente, annusa l'aria alle proprie spalle, non c'è nessuno e allora ci si può girare. Rete del 13-10, super partita dopo 21 minuti del capitano. Cuore, caparbietà, mestiere, grinta, tante volte, soprattutto nelle ultime partite, era un po' mancato il nostro capitano, mancava quel quid in più. Oggi al momento assolutamente impeccabile, sontuosa la sua prova. Più 3 il punteggio, l'attacco per Cavour per il Montenegro, il tiro dalla distanza, palla tra le gambe di Andrea Colleluori. Ripartiamo dal cerchio di centrocampo però in velocità, allora Simone Mengon vuole attaccare lui nel mezzo, larga la palla per Marco Mengon, dialogano i tre terzini dell'Italia, ancora Simone, vince l'uno contro uno, va fino in fondo, non c'è fallo però, e allora parata di Nebojša Simić che fa statistica a questo punto, 8 al termine della prima frazione di gioco con il Montenegro che adesso attacca per andare a caccia della sua 12ª rete. Eh sì, abbiamo Simic che sta incitando i suoi supporters giunti dall'altra parte dell'Adriatico, ed è un portiere da non far entrare in partita perché, ripeto, è molto umorale, molto energetico, è molto aggressivo, può fare il bello e il cattivo tempo, in questo momento ci sta mettendo in grossa difficoltà. Krivo Kapic costruisce il Montenegro. Kalugerovic sicuramente il migliore dei suoi in attacco, qui perdiamo un po' la marcatura, va bene così perché il pallone finisce sul palo, l'Italia che può tornare dall'altra parte, il Montenegro che dunque sbaglia un altro attacco. Simone Mengon in ritmo, il contromovimento del capitano che poi si coordina, rete di Andrea Parisini, non sbaglia, pari ancora a segno, quarta rete, diventa il miglior marcatore dell'Italia. Continuiamo a sfruttare il gioco veloce e soprattutto il non perfetto ripiegamento difensivo del Montenegro. Parisini prende quel pallone e con tutta la calma del mondo la butta dentro. Eccellente il contromovimento, ancora una volta un grande senso della posizione. Guarda che difesa qui di Parisini, peccato che prendiamo un 2 minuti per Davide Buzzamini che ha perso il primo uno contro uno, poi ha cercato di entrare in ritardo. Prima sospensione temporanea della partita per l'Italia, siamo sul più 3, 14-11, il Montenegro però ha a disposizione la prima chance, la prima possibilità con l'uomo in più. Partita, Matteo, pressoché corretta, una sospensione per parte, è stato fatale il tentativo di aiutare dopo aver perso l'uno contro uno di Davide Buzzamini, aiutare il suo compagno di squadra, è chiaramente scomposto il suo intervento difensivo, gli è costato 2 minuti sulla sedia dei cattivi. Dunque 2 minuti per l'Italia e 14-11 in nostro favore il punteggio. Grbović che inizia ovviamente da centrale ma che a breve si posizionerà come doppio pivot. Ed eccolo infatti l'inserimento, va in elevazione Borojan che prova a girarsi sfruttando il fisico. Fallo ancora però della nostra difesa, riusciamo a chiudere. Rischiamo qualcosa ma non possiamo fare diversamente. Ancora 9 metri. Con il pallone sempre in mano alla Montenegro, fase spezzettata della partita. Quadrato il nostro Andrea Colleluori. Adesso Matteo bisogna giocare anche con il cronometro chiaramente, cercare di passare in maniera indenne questo 1 minuto e 33 secondi che ci separano dalla parità numerica. La palla larga per il tiro e il pallone che finisce sul palo, sbaglia Vujovic la conclusione e poi la tiene lì Andrea Colleluori che può uscire dal campo, fuori Colleluori, Italia in extra player, più 3.
Ottima notizia per noi, Vujovic non è uno che ne sbaglia neanche con l'angolo più corto, più stretto, e invece forse non abituato a questi centimetri, ma la butta sul palo e l'Italia può gestire in extra player, può far continuare a trascorrere i secondi. Un passo alla volta, un pallone alla volta, con calma, con pazienza. Si alza il braccio del passivo. Il sottomano cercato da Marrocchi e poi Simic che riesce a deviare questo pallone. Non attacchiamo al meglio in questo caso, in inferiorità numerica, arriviamo comunque sotto passivo, il che è un elemento comunque interessante, importante, perché vuol dire aver fatto correre via qualche secondo in più, anche se la Montenegro ha un altro attacco pieno con 30 secondi di superiorità. Kalogerovic, il tiro tra le mani di Andrea Colleluori che non riesce ad intervenire. Kalogerovic si sta ben comportando, quattro sigilli personali sia in inizio di gara e soprattutto è stato sempre pronto, risalendo verso il centro, a sganciare questi missili con il braccio molto alto, eludendo, girando di polso, questa volta inganna tutti con le ruoli, troppo con le braccia basse. Riccardo Trillini costretto al time out. Time out azzurro sul 14-12. Non abbiamo al momento il time out di Riccardo Trillini, un time out che arriva a 5 minuti dalla fine del primo tempo, un time out innanzitutto direi fisiologico, perché usciamo da un'inferiorità numerica ma incassiamo soprattutto questo gol da parte dei montenegrini, e poi non avevamo ancora speso il nostro minuto di sosta, era giusto così, dopo un primo tempo giocato tra l'altro fino ad ora a ritmi molto alti, a ritmi da Italia direi. Assolutamente sì Matteo, e soprattutto dobbiamo cercare di chiudere questa prima frazione di gioco in vantaggio, perché ce lo siamo meritati, è un ottimo gioco con l'espresso dall'Italia, un gioco sicuramente dispendioso, ma abbiamo dimostrato di tener testa a un'autentica corazzata che ci sta tributando la giusta attenzione. Marrocchi uno contro uno, larga la palla, poi la finta di Marco Mengone che si piega, si contorce in aria per evitare l'intervento di Simic. Nuovo più tre, Borosan va in elevazione, spicca il volo, arriva in cielo e poi però viene tirato giù dalla nostra difesa, lo va a prendere fino al quarto piano Davide Bulzamini. Pallone in mano al Montenegro, piovono fischi però dal Pala San Giacomo. Borosan che non prende di buon grado questa sostituzione, costretto in panchina. Krivokapic si stacca intanto De Angelis che va a prendere Cavor. La palla larga ancora per il mancino del Veslar che prova a rigiocarla sotto contatto. C'è un fallo da parte della difesa italiana. Dobbiamo riposizionarci però ancora per un 9 metri. Teniamo il Montenegro. Cavor va in elevazione, viene ancora una volta arginato, però poi il giro di schiena cercato da Krivokapic, buona la concentrazione difensiva di Marco Mengon che lo tiene lì, finisce a terra Krivokapic e intanto corre via il cronometro di questa prima frazione di gioco con l'Italia avanti 15-12 sui montenegrini. Pallone da asciugare, se ne occupa proprio sotto la nostra postazione Pablo Marrocchi, e intanto ecco Riccardo Trillini a colloquio con il capitano Andrea Parisini. La concentrazione della classe 2000, Andrea Colleluori, abruzzese originario di Città Sant'Angelo, portiere dell'Alperia Black Devils, formazione di Merano che ha appena centrato la qualificazione ai playoff scudetto nel campionato di Serie Gold. 9 metri, la palla lasciata a Cavor, dalla distanza il muro dell'Italia, la teniamo lì, non si passa, non si passa, ci pensa Bulza. Costruisci muri muratore, e questo è il suo fondamentale, un altro fondamentale, forse più di far gol in attacco, ma in difesa è assolutamente insuperabile. Primo stop, muro costruito, questa è un'autentica parata. Bulzamini, ripartiamo con ordine, ancora con calma e col più tre da gestire, prova l'uno contro uno Simone Mengona, avevamo dato continuità al nostro gioco d'attacco, niente da fare però, e allora
Il fischio dell'arbitro ci costringe a ripartire dai 9 metri. Simone Mengon larga la palla per Marco Mengon, sempre col destro di mano l'Italia da quel lato di campo. Ancora Simone Mengon, vince questo 1 contro 1. Il penetrazione, lo scavalcamento di Simone Mengon, massimo vantaggio degli azzurri, 16-12. Dall'altra parte Kalugerovic che trova il gol. Ripartiamo immediatamente dal cerchio di centrocampo con Andri Timballi, Montenegro che intanto ha ripiegato, più 4 che dura un battito di ciglia perché il Montenegro torna di nuovo sul meno 3. E soprattutto i ritmi della partita sono agevolati, anche questi ritmi alti, dal braccio alzato con facilità degli arbitri. Appena non c'è una chiara intenzione di attacco, subito si alza il braccio del passivo, quindi squadre costrette ad attaccare con intenzione. Dentro Michael Elmerson intanto, e qui passi fischiati, dobbiamo ripiegare. Radovic va sui 6 metri, batte con le luori, immediatamente però dobbiamo correre dal cerchio di centrocampo. No, preferiamo andare camminando, preferiamo andare con calma. 2-0 di parziale del Montenegro, non dobbiamo perdere la lucidità in questo finale di tempo, in un momento della partita importante, soprattutto dal punto di vista mentale, al di là del risultato con cui andremo negli spogliatoi. E soprattutto in un momento in cui il mister Tellini ha fatto anche dei cambi importanti, Elmerson, i balli a pivot, Elmerson a terzino sinistro. Eccolo qua, i balli che la tiene, poi la palla persa, però non c'è fallo, ancora un errore nella fase d'attacco da parte degli azzurri. E allora il tentativo in velocità, qui la girella, un gol stratosferico di Vujovic, gol bellissimo, ma ricominciamo immediatamente dal cerchio di centrocampo, proviamo a giocare nello stretto. Parziale di 3-0 del Montenegro che torna sul meno 1, 16-15 dal momentaneo più 4 azzurro. Con queste squadre basta un attimo, non bisogna mai distrarsi. Mai distrarsi, soprattutto sanguinose le palle perse in attacco che il Montenegro ci ha fatto pagare in maniera molto molto salata, chiaramente in banca, soprattutto quando si passa per Vujovic dall'ala sinistra e Radovic dall'ala destra, che in questa fase calda la mettono dentro. L'Italia costretta a far gol per continuare a rimanere avanti di due reti, per tornare sul futuro. Marco Mengon, la palla per Marrocchi, bravo Pablo Marrocchi che la allarga per De Angelis, traversa, niente da fare. È stata buttata fuori dal ragno perché da questa posizione la palla aveva praticamente tolto la ragnatela e poi decide di essere sputata fuori da quell'incrocio dei pali. Ancora 30 secondi di sofferenza, sale il valicentro dell'Italia, ancora, e sceglie la via dell'extra player il Montenegro. Vujovic larga la palla, Cavor, e qui c'è lo sfondamento, in qualche modo Tommy De Angelis riesce a recuperare dopo l'errore al tiro, perché questo sfondamento solo prende lui. Bolzamini larga la palla per De Angelis, ancora non se la sente di andare dentro Tommaso, e allora ricominciamo da Simone Mengon, sotto contatto, 5 secondi, dobbiamo tirare a questo punto. Il tentativo di Simone Mengon, cioè il fischio dell'arbitro che permette alla difesa del Montenegro di riposizionarsi, potremo tirare ma potremo farlo da fermo a questo punto con il muro difensivo davanti. Davide Bolzamini contro tutto il muro del Montenegro più Simic. Cerca di appoggiare quel pallone Davide, niente da fare. 16-15 il risultato, siamo avanti, siamo stati per tutto nel primo tempo avanti, ma lo dicevamo, è una malalità Gigi, ma a questi livelli non puoi distrarti neanche per un secondo, perché abbiamo visto quanto poco tempo il Montenegro ci ha rifilato un 3-0 di parziale. Sì, soprattutto sul finale, perché questa era un'Italia che meritava, per il gioco espresso della prima frazione di gioco, meritava probabilmente un vantaggio più cospicuo, ma c'è da dire che una delle macro differenze tra le due squadre sono state proprio le prestazioni dei portieri. Sicuramente Simic ha influito positivamente per il Montenegro. In casa Italia manca qualche parata, 3 sono troppo poche se vogliamo impensierire fino alla fine questo Montenegro.
16-15 dunque al termine della prima frazione di gioco tra Italia e Montenegro in questa andata del terzo e ultimo turno di qualificazione ai campionati mondiali del 2025. Linea alla regia, ci fermiamo per un attimo e poi torniamo per l'intervallo e per il secondo tempo, tra poco. Ok. Sì. Intervallo di Italia-Montenegro, terzo e ultimo turno di qualificazione ai campionati mondiali del 2025 di pallamano. Italia avanti 16-15 qui alla Pala San Giacomo di Conversano davanti a quasi 4.000 spettatori. Un buon primo tempo quello giocato dagli azzurri, grande intensità offerta dalla formazione di Riccardo Trillini, massimo vantaggio sul più 4, ma c'è ancora un tempo da giocare e poi la gara di ritorno soprattutto il 12 maggio domenica a Podgorica in compagnia qui da bordo campo di Gabriele Sontacchi, un azzurro che si è allenato con la nazionale fino ai giorni scorsi. Adesso stai seguendo i ragazzi, i tuoi compagni di squadra dalla tribuna, Gabriele, insomma intanto un'atmosfera fantastica e poi un gran primo tempo giocato dall'Italia. Sì, guarda, si parlava di un grande pubblico prima della partita, però quando siamo entrati ancora un'ora dalla partita c'era già una cosa come penso una 1.000 persone, è una cosa fantastica sia per il movimento sia per i ragazzi che sono in campo, e penso che questo possa dare la spinta per il secondo tempo. Il primo tempo è andato veramente bene, speriamo continuino così. Alle nostre spalle intanto si sta esibendo la banda Route 99 di Molfetta peraltro il città da cui ha origini il nostro portiere Domenico Eber. Ti chiedo, che Montenegro hai visto, Gabriele, dall'altra parte? Una squadra come ce l'aspettavamo rocciosa, ma una squadra che sbaglia anche qualcosa. Sì, come sappiamo Montenegro è molto più fisico di noi, noi dobbiamo puntare sulla velocità ed è quello che abbiamo fatto in tutti gli allenamenti qua a Conversano. La partita, il piano partita è stato rispettato, adesso vediamo di portarlo avanti fino alla fine e sperando loro continuino così e noi provando a migliorare ancora quei piccoli dettagli che comunque vuoi o non vuoi qualcosa si sbaglia, quindi speriamo di migliorare e vediamo come va a fine partita. Assolutamente, dunque ancora un secondo tempo da vivere insieme, ci stringiamo tutti attorno agli azzurri, attorno a questa nazionale che sta cercando un'impresa, la qualificazione ai campionati mondiali che all'Italia della pallamano al maschile manca dal 1997. Questo Palasport tra l'altro in quella occasione era stato uno dei luoghi nevralgici per raggiungere quella storica qualificazione. Da qui, da questo tempio della pallamano italiana, si riparte, riparte la nazionale per cercare questa impresa. Bisognerà superare però la 14ª squadra degli ultimi campionati europei, un Montenegro come abbiamo visto forte, arcigno e intenzionato a prendersi il passaggio del turno. Noi ci fermiamo, ridiamo la linea per tornare poi ancora con Pierluigi Di Marcello in postazione di commento per il secondo tempo di Italia-Montenegro qui dal Pala San Giacomo.
Di nuovo in diretta dalla Pala San Giacomo di Conversano, con l'Italia avanti 16-15 sul Montenegro in questo terzo e ultimo turno di qualificazione ai campionati mondiali del 2025, mentre risuonano ancora le note della banda Route 99 di Molfetta sul campo del Pala San Giacomo per una serata di festa, Gigi, una serata azzurra. Un'Italia, tornando in maniera più specifica sulla partita, un'Italia che ha giocato bene, questo possiamo dirlo, alla quale però lo notavamo contando in termini statistici forse qualche parata, soprattutto rispetto all'apporto che ha dato Šimić da solo al suo Montenegro. E poi peccato per quel primo tempo, perché poi, parati a parte, il più 4 l'avevamo comunque raggiunto con una prova in attacco molto precisa, molto come ha detto anche Sottacchi nel corso dell'intervallo, stiamo eseguendo il piano partita. Peccato poi, perché basta perdere un paio di palloni e il Montenegro è tornato sul meno uno. E poi il Montenegro ha giocato da Montenegro, cioè ha serrato i ranghi in difesa, Šimić è salito sugli scudi perché ha iniziato con un passaggio a vuoto, poi è normale, se un portiere del suo rango, del suo calibro, mette a segno 9 parate, di cui 2 dalla linea dei 7 metri, quindi ha disinnescato 2 penalty, dalla nostra parte abbiamo totalizzato solo 3 parate, quindi questo è sicuramente un dato importante a livello numerico, che mina anche un po' quello che, non dico la serenità, ma anche quello che è l'animo con cui queste due squadre sono entrate negli spogliatoi. Abbiamo bisogno dei nostri portieri, soprattutto di un Ebner che sono certo tornerà in campo sin dal primo minuto della seconda frazione di gioco, poi per il resto un'Italia che ha qualche sbavatura dovuta anche ai nuovi innesti di Emerson e Ibali, che hanno cincischiato un po' su quelle palle importanti sul finire, sullo scadere del tempo della prima frazione, ma per il resto un'Italia che ha tenuto alto il ritmo in difesa, ha cercato e ha sviluppato il gioco in velocità, che ha messo in difficoltà, è arrivata al tiro tante volte, ha messo in difficoltà un Montenegro che speriamo che nel secondo tempo rimanga tanta energia, soprattutto energia nervosa, in casa azzurra, e che Šimić si stanchi un po' e il Montenegro continua a calare, inizi a calare, perché è andato in crescendo. Una nota positiva per noi e negativa per il Montenegro, notiamo come Vujovic, il terzino destro, si è infortunato, quindi oggettivamente hanno qualche difficoltà. Stiamo vedendo in campo, rientrerà il nostro Domenico Ebner, e questa inquadratura della nostra regia ci dà la possibilità di rimarcare anche la maglia con cui gli azzurri sono scesi in campo nel riscaldamento di questa partita. Forza Dean sulle maglie degli azzurri, un messaggio voluto dal capitano Parisini e da tutta la nazionale a Dejan Turković, che sta affrontando, se questa è una sfida sportivamente importante, quella di Dejan Turković è una sfida ancora più ineguagliabile ancora da questo punto di vista. Gli facciamo, insomma, forza Dejan, ci associamo, ecco, il nostro più grande in bocca al lupo, una sfida che sta affrontando da par suo e da far suo nel migliore dei modi, con l'animo combattivo e soprattutto con quel sorriso contagioso che lo ha sempre aiutato in campo, e sono certo che lo aiuterà nella positività, che è fondamentale in questi passaggi così complicati della vita umana e sportiva di un ragazzo straordinario come Dejan Turković. Assolutamente, che abbiamo avuto il piacere di raccontare e l'onore di conoscere, di anche personalmente. Tu ci hai anche giocato, diviso lo spogliatoio, insomma, lo aspettiamo di nuovo protagonista della nostra Serie Gold, Dejan Turković. 16-15 il risultato tra Italia e Montenegro, gli azzurri, e questo è intanto il colpo d'occhio della Pala San Giacomo, gli azzurri che si stringono per l'ennesima volta, ripartiranno con il pallone in mano in questo avvio di secondo tempo. Vedremo anche se ci saranno delle variazioni tattiche dall'una e dall'altra parte, perché ogni qualvolta innanzitutto l'Italia ha provato a proporre la sua difesa aggressiva, il Montenegro ha risposto con 7 contro 6 subito. Esatto, e l'ha tenuto in campo per gran parte dei primi 30 minuti, e soprattutto è un Montenegro che può vantare delle bocche da fuoco, perché nel momento difficile Cavor è salito in cielo e l'ha buttata dentro, e soprattutto sta trovando una grandissima mano, un grandissimo apporto anche in qualità e quantità di reti effettuate, ben 5 al suo attivo per
Kaluderovic, che è stato l'autentico mattatore in casa montenegrina. Tutto pronto per riprendere a giocare, inizia il secondo tempo di Italia-Montenegro, 16-15 come detto il risultato, e si riparte con il pallone nelle mani degli azzurri. Mimmo Ebler, come previsto, tra i pali, e cercherà di dare il suo apporto e la sua mano fondamentale alla nostra nazionale. Marco Mengon. Rientrato Bulzamini, dunque è uscito Simone Mengon rispetto alle variazioni che abbiamo visto in precedenza. Sale molto bene Bronzo, il movimento di Umberto Bronzo che si prende poi tutto lo spazio. Ancora un'eccellente partita di Bronzo. Dobbiamo scalare però, e qui perdiamo completamente il posizionamento difensivo. Bronzo aveva fatto cenno ai compagni di ripiegare, non c'è stata qui intesa da parte della nostra difesa. Infatti vedete nella parte bassa dell'inquadratura Bronzo a colloquio con Riccardo Trillini. Qui rivediamo il gol di Vujovic. Eh sì, praticamente l'ala destra azzurra e l'ala sinistra montenegrina hanno sorpreso ognuna la squadra avversaria. La distanza continua a essere quella di un gol. Marco Mengon, il palleggio di Marroti, la finta, poi si va da Bulzamini, va in elevazione Davide Bulzamini, c'è il tocco da parte del muro del Montenegro, in modo particolare di Vuklasovic. C'è stato comunque un fallo a viziare l'azione d'attacco dell'Italia. Allora si riparte dall'arco tratteggiato dei 9 metri con Pablo Marrocchi, che gioca l'uno contro uno, lo vince Pablo Marrocchi, e poi la girella fantastica del professor Marrocchi per il 18-16, un gioiello di Marrocchi. Dall'altra parte Kaluderovic, ed ecco le mani di Ebrer, e poi il pallone che varca la linea di porta. Che peccato qui l'effetto beffardo di quel pallone che non concede a Ebner la parata. Mengon nell'angolo da Umberto Bronzo, tutto chiuso. Riparte allora l'ala destra della Raimond Sassari, si ricomincia da Pablo Marrocchi, da centrale Marco Mengon. Peccato il nervosismo adesso di Domenico Ebner, che voleva gestire e controllare quel pallone per poter ripartire poi in velocità, e invece ha preso un effetto strano e gli si è ricatapultato in porta e non è riuscito a deviarlo per la seconda volta. Marrocchi, si alza la difesa del Montenegro, Marrocchi verso destra, scarica dentro Marco Mengon, il tiro 9 metri per questa difesa del Montenegro. Il fatto era molto lontano, cioè era molto lontano, era sugli 8 metri questa difesa su Marco Mengon. Metri in favore dell'Italia. Abbiamo rivisto tra l'altro lo splendido gol di Pablo Marrocchi, che la palla dentro, guarda che passaggio di Pablo Marrocchi, insegna pallamano il professore che sale in cattedra, e poi va da Andrea Parisini che riceve per il 19-17, più due degli azzurri. Perdiamo però il posizionamento difensivo, il Montenegro ci prova e trova però le gambe di Ebner che va a chiudere. Marrocchi a destra da Marco Mengon, la finta di passaggio, Mengon di nuovo centralmente, sempre Marrocchi, giro di schiena, schiacciato il servizio, fallo e 9 metri. E ci riportiamo sul più due. Peccato, potevamo ancora entrare dentro e non va a buon fine questo fraseggio tra Marrocchi e Parisini. Basta poco, due lampi di genio di Pablo Marrocchi, uno personale, uno contro uno, va dentro e si prende una girella straordinaria, e poi invece passaggio a Parisini, passaggio schiacciato da uomo squadra, e poi chiaramente Ebner chiude la porta dall'ala destra. Ma adesso brutta notizia, Marrocchi si tocca il fianco e torna a sedersi in panchina. Speriamo possa recuperare perché abbiamo bisogno di lui. Assolutamente sì, e vedremo. Intanto lo sostituisce Jack Savini, va in palleggio, la palla schiacciata, si va nell'angolo, Bronzo che la tiene in vita, buona la segnalazione di passivo che arriva alla difesa del Montenegro, prova Savini ad andare dentro, c'è un fallo a 9 metri. Una spina nel fianco come al solito, Jack Savini delle difese avversarie, centrale della Cassano Magnago. E questo Matteo quello che sa fare meglio, con coraggio, sgusciante, si butta dentro. Savini, il tiro al volo, la palla dentro, la prende sopra le nuvole Davide Bulzamini per il 20-17. Azione confezionata dall'Italia
per trovare Bulsa lì in aria, in cielo per il 20-17 al 34esimo, più 3. Ma cosa ha fatto Jack Savini, che con il polso prende il tempo, finta, il compagno ancora non era pronto, non lascia partire il pallone e poi al secondo tentativo un passaggio millimetrico che Bulsavini non può che buttare dentro e trasformare in gol. Con il contagiri, quella palla messa in aria da Jack Savini, il pallone di ritorno intanto da Vujovic a Borosan, ancora Vujovic, la riceve dai 6 metri, prova ad intervenire Ebner che era sulla traiettoria, peccato perché non riesce a metterci la mano il nostro estremo difensore. 20-18 il punteggio, intanto dall'altra parte Bulsavini prova con lo scavalcamento e subisce fallo, 9 metri. Sì, questa volta invece è stato ottimo il fraseggio della squadra montenegrina, va al referto Vujovic che prende questo pallone, controlla il corpo e la palla e la butta dentro. Primo gol per Vujovic. Savini, c'è il fallo, 9 metri. Il servizio dentro, si gira Parisini che riesce a ritagliarsi lo spazio, poi la ribattuta sulla parata di Simic per il Montenegro. Borosan si guarda attorno, chiede calma però alla sua squadra anche perché il pallone si è bagnato finendo addosso al corpo di Nebojša Simic. Errore da parte di Parisini che però è andato dall'arbitro a chiedere se possibile un maggior controllo. Qui rivediamo intanto il gol splendido confezionato da Savini e da Davide Bulsavini, bravo Bulsavini a crederci, Savini gli mette una palla in aria però millimetrica. E invece Parisini che chiude il primo tempo con una percentuale di 4 gol su 5 tentativi e adesso blocco largo e si fa bloccare da Simic. Il tiro di Borosan qui sotto contatto, problemi per Bugo Borosan che è rimasto a terra, l'Italia che accelera però il mancato anticipo, Bulsavini va nell'angolo, si prende un tiro difficilissimo, Umberto Bronzo è indemoniato, Bronzo per il 21-19, un gol dal coefficiente di difficoltà estremamente complesso quello di Bronzo. Non aveva il ritmo del salto, aveva bloccato la traiettoria di corsa, piede parte quasi da fermo sul piede falso e Simic che esce aggressivo e lascia scoperto lo spazio sopra la testa. Bronzo, controllo del corpo e del pallone, se ne avvede e lo trafigge lì. 5 sigilli personali questa sera per Bronzo. Gran partita per il mancino azzurro, che è il miglior realizzatore degli azzurri. 68 reti in 13 presenze dal gennaio scorso, quando è tornato a vestire la maglia del Raimon Dego Sassari. Borosan, Italia che torna in difesa aggressiva con i gemelli Mengon che si staccano, Matteo, sui 9 metri. Borosan per Vujovic, la palla schiacciata, dobbiamo stare attenti ovviamente a questi tagli. 2 minuti per Umberto Bronzo, qui perdiamo il taglio. Bronzo che prova poi a intervenire, a in qualche modo metterci una pezza, niente da fare, corretta, ineccepibile questa lettura della coppa arbitrale. Tiro dai 7 metri per il Montenegro, si incarica della battuta Miros Vujovic, come ricordavamo nel corso del primo tempo, alla sinistra proveniente dal Gummersbach, l'anno scorso ha vinto la European League con il Fuchs di Berlino. Tocca Ebner e la tiene Domenico Ebner, l'intervento di Domenico Ebner in un duello fatto tutto di Bundesliga. La parata di Ebner per il 21-19. E quanto è importante per un portiere ritrovare l'entusiasmo. Ritrovare l'entusiasmo, mette a segno questa parata importante, tra l'altro non sul primo arrivato, ma Vujovic che è uno specialista del tiro dai 7 metri. Simone Mengon, Italia che attacca con la palla del possibile più 3 in mano, si libera Parisini che poi torna indietro, però Bulsavini largo il pallone e Bortoli che aveva operato il cambio per ridare spazio al portiere, era una lettura corretta, in principio se fossimo corretta, stati in parità, esatto, numerica. Esatto, e qui rivediamo intanto la parata di Ebner. Quinto miglior portiere per numero di parate nella Bundesliga, Domenico Ebner. Ma c'ha un altro occhio in questo momento, come basta poco per un portiere.
ha trovato l'entusiasmo, il ritmo, speriamo lo tramuti in parata. Kalugerovic per Branko Vujovic, Borosan, il Montenegro crea la superiorità numerica, l'errore di Vujovic che invece paga, vuoto. Paga da un punto di vista mentale l'errore dai 7 metri. Viene sostituito da Bakic. È uscito ed è entrato Bakic. L'Italia che ad ogni modo è indenne nella inferiorità, nella inferiorità numerica. Conserviamo questo più 2, questo 21-19. Adesso contiamo di arrivare fino allo scadere dei 17 secondi che ci separano dalla parità numerica con il pallone in mano. Simone Mengon, l'incrocio con Bolzamini, doppio incrocio per Marco Mengon. La palla per Simone Mengon, non c'è intesa però tra i gemelli questa volta e la palla viene riconquistata dal Montenegro. Non sapevamo bene cosa fare, anche Simic però. Ci grazia. Erroraccio di Nebojša Simic. E ci riconsegna letteralmente il pallone Jack Savini, che col teletrasporto si piazza nella nostra linea dei 9 metri, la rifà propria. 21-19, Savini in questo momento è impiegato come ala addirittura per andare a risalire. Intanto però l'Italia sta per ripartire in parità e infatti rientra Tommy De Angelis, Savini, Marco Mengon, l'uno contro uno verso sinistra, Simone Mengon, vai sui 6 Simone, dentro Simone Mengon per il più 3, 22-19 al 39esimo minuto, un passo alla volta. E questa è un'ottima notizia perché avevamo perso un brutto pallone in inferiorità numerica. Simic ce la ridà e poi noi, per fortuna, con grande caparbietà e saggezza, riusciamo a riportarci sul più 3. Simone Mengon la butta dentro. Kalugerovic per Branko Vujovic, vince questo 1 contro 1 il mancino del Montenegro. L'Italia riparte però in rimessa veloce, l'elevazione di Simone Mengon, il tiro parato da Simic che la tiene lì e poi però fa ripartire in velocità l'azione della sua squadra. Qui Simone Mengon ha tirato quasi per disperazione perché non vedeva compagni attorno a sé ai quali restituire il pallone, ha cercato questa conclusione, la distanza però considerevole. Bolzamini come Lupin e allora De Angelis può andare in contropiede, Tommy De Angelis, la gamba da parte di Simic, grande intervento da parte di Nebojša Simic e De Angelis lo sta soffrendo parecchio stasera. Eh sì, anche perché è un tiro dritto per dritto di Tommaso De Angelis, non cambia la traiettoria di quel tiro, è scolastico Simic che alza la mano e il braccio sinistro sulla traiettoria di salto del giocatore azzurro. 1 su 4 per Tommaso De Angelis in questa sfida contro il Montenegro. Vujovic 22 Italia 20 Montenegro, intanto si appresta in zona cambio, si avvicina, altra grande difesa dell'Italia qui con il muro e la riconquistiamo. Ebner chiama a viva voce il palo a San Giacomo, è ancora un muro di Bolzamini, è ancora l'Italia che nonostante l'errore di Tommaso De Angelis conserva il più 2 e abbiamo ancora la palla per riportarci sul più 3. Sentiamo il palo a San Giacomo. Marrocchi, in penetrazione Pablo Marrocchi, 2 minuti, spinta da dietro di Lasovic, 7 metri voglio. Sicuramente la superiorità costruita con Marrocchi che non appena ha avvertito la mano dietro la schiena poi ha fatto la sua parte. Qui rivediamo però questo pallone rubato e qui l'errore, peccato per De Angelis, ci mette la gamba d'esperienza Nebojša Simic, sicuramente il migliore in campo fino ad ora del Montenegro. Arriva al tiro un po' titubante Tommaso De Angelis, rallenta un po' la corsa, poi accelera gli ultimi 3 passi, ma non gioca con il portiere. Simic fa tutto in maniera scolastica, metà altezza, palo più lontano, è lì che arriva il tiro di Tommaso De Angelis. 9 metri in favore dell'Italia, dunque non viene ravvisata una irregolarità tale da andare dalla linea dei 7 dopo quella fallo ai danni di Pablo Marrocchi che ci permette comunque di giocare in superiorità numerica per la seconda volta nel corso del match. E allora ancora Pablo Marrocchi, larga la palla per Bronzo che col palleggio poi arriva alla conclusione. Qui c'è il tiro ed il gol da parte di Umberto Bronzo e anche un 2 minuti, e anche un 2 minuti. Doppia inferiorità numerica per il Montenegro, di mestiere qui Bronzo che lo vuole questo contatto, lo cerca perché lo sa che si porta a casa un 2 minuti. E questo è uno strike, perché lui
ha cercato e trovato il contatto prendendosi un enorme rischio, la classica scavigliata, perché da lì è facile girarsi la caviglia, ma d'esperienza l'ha pizzicato, contatto, poi il pallone carambola sul corpo di Simic, ma comunque entra nella porta. Più tre al 41esimo del secondo tempo, Pala San Giacomo di Conversano per il terzo turno di qualificazione ai campionati mondiali. Gara di andata, ricordo il ritorno poi domenica 12 maggio a Podgorica in casa del Montenegro, saremo sempre in diretta su Sky Sport per raccontarvi della sfida, ma sarà fondamentale il modo in cui l'Italia arriverà a quella partita. Altro time out di Vlado Sciola, ancora in una situazione di sofferenza della sua squadra come nel primo tempo. Allora andiamo ad ascoltare proprio la panchina montenegrina ed il tecnico croato. Doći ti dovući ti ovaj dvojku u križanju ovdje, okej, ajmo. Io penso che chiaramente Matteo costretto per mitigare la doppia inferiorità numerica gioca in extra player e deve arrivare al tiro sicuramente Bosel. Inquadrate intanto i vice commissari straordinari della Federazione Italiana Gioco Handball, Elisa Santoni sulla destra e Chiara Mirabella sulla sinistra, il segretario generale Adriano Ruocco Presetti qui alla Pala San Giacomo di Conversano per quella che per la pallamano italiana può essere definita senz'altro come la partita dell'anno, direi, Gigi. E come questo può essere definito sicuramente come un passaggio focale, assolutamente, ancora un minuto di doppia superiorità numerica. Palla e se prendiamo la palla, ma guarda la porta vuota, Jack. Ebrer non se la sente di andare al tiro, potevamo portare a casa un gol gratuito, invece preferiamo andare con calma. È chiaro che quel pallone non importa il momento della gara, pesa come un macigno, perché l'Italia sa di dover temere ad ogni modo il Montenegro. Certo è che se Bronzo gioca così è difficile per tutte chiunque. Le palle lì, perché ha trovato la pietra filosofale il Remida questa sera, sta trasformando in oro tutto quello che tocca. 7 gol, ampiamente il miglior realizzatore azzurro in ogni condizione, qualche sbavatura difensiva ma per eccesso. Sbaglia Borojan sotto fallo, 2 minuti però per Parisini mi sembra, vediamo, o forse per Bulsamini, no, per Simone Mengon, 2 minuti per Simone Mengon che sta uscendo dal campo. Ha rischiato Bulsamini, la spinta gliel'ha data Bulsamini, però infatti poi lo stesso Bulsamini ha detto a Simone vai fuori perché per me è la seconda e quindi è meglio che tu la prenda tu che non io, perché in effetti Davide Bulsamini si sarebbe ritrovato con il carico della doppia sospensione temporanea. Allora sì, 2 minuti deve essere, meglio dividere il bottino. Esatto. È stata una svista provvidenziale per la squadra azzurra, perché ovviamente avrebbe ridimensionato la potenza difensiva di Bulsamini, che gravato di 2 falli oggettivamente era molto più intimidito e ridotto nella sua manovra difensiva. 7 reti come dicevamo per Umberto Bronzo, miglior marcatore della partita, 24-20 il punteggio, è ancora lunghissima però, arriva in questo istante il 43esimo. Intanto Krivo Kapic dai 6 metri, non sbaglia. 24-21. Arriva fresco fresco dalla panchina Krivo Kapic, si taglia tutto il campo, 1 contro 1 vinto su Bulsamini. Rientra Marrocchi, abbiamo 2 secondi di superiorità e vogliamo ovviamente provare a giocarli. Qui brutto il passaggio di Marrocchi, un po' lento. Il Montenegro riprende a giocare in 7 uomini. Italia in inferiorità per il prossimo minuto e mezzo. Le finte di Pablo Marrocchi, bravissimo Marrocchi. Attacca in maniera fantastica l'Italia, disorientata però la difesa del Montenegro. Qui la finta poi di Marrocchi con il corpo e con il braccio. Difesa in edicola a comprare il giornale. E per Pablo è tutto facile. Più 4.
sanguinosa l'uscita a valanga del terzo difensore del Montenegro, Pablo Marrocchi se lo vede sfilare a fianco e capisce che davanti a sé c'è un mismatch, c'è lo spazio per entrare dentro. Prova Krivo Kapic ad andare dentro, è entrato intanto Gianluca Dapiran da qualche minuto in corso di gara alla sinistra, classe 94, uno dei giocatori di maggiore esperienza di questa nazionale triestino. Perdiamo la marcatura, il Montenegro segna con Branko Vujovic, un gol che però possiamo concedere trovandoci in inferiorità numerica, meno 3, 25-22. È chiaro che sull'andata e ritorno si gioca ovviamente sul singolo gol, sulla singola azione, conta poi quando si andrà a Podgorica, conterà la differenza reti, quindi il vantaggio, la distanza tra l'una e l'altra squadra. Quella chiaramente sarà il secondo atto, è un'altra partita, questa sera dobbiamo giocare sempre sull'importanza del singolo gol, in questo caso in inferiorità numerica abbiamo concesso un gol tra l'altro a un giocatore che ha realizzato una rete straordinaria. Marrocchi per Savini, attacco di Pablo Marrocchi, larga la palla, Jack Savini va in uno contro uno, crea la superiorità numerica, Bronzo, errore questa volta, Parasimic, dobbiamo rientrare, Borozan, c'è il contropiede del Montenegro, l'errore però da parte dei montenegrini dalla linea dei 6 metri, Ebrer vuole accelerare perché ci troviamo in superiorità, chiede calma però Riccardo Trellini, erroraccio di Radovic, qui rivediamo la parata di Simic che si alza molto tra l'altro e qui poi Radovic completamente fuori dallo specchio, velocissimo, riceve quel passaggio troppo sotto, non ha avuto il tempo di saltare e di controllare contemporaneamente il pallone e guardare il portiere, non inquadra lo specchio della porta. Marrocchi, proviamo a spostare il baricentro dell'attacco, rischiamo qui l'anticipo, vinciamo però questa chance con Jack Savini e il pallone che è finito fuori, forse con una spinta ai danni di Savini, un'azione un po' confusionaria per la verità da parte dell'Italia, non siamo riusciti in questo frangente a leggere quel difensore che era saltato nello schieramento difensivo appunto del Montenegro, peccato. 25-22, Borozan che va in elevazione, Branko Vujovic, pallone bagnato però, Vujovic chiede di spezzettare il gioco, di fermarsi e di andare ad asciugare. Sono d'accordo Matteo, probabilmente Marrocchi aveva sbagliato il lato della riapertura del gioco perché prima era andato da solo uno contro uno, aveva letto il mismatch e la superiorità numerica, questa volta andando verso destra ha trovato ancora lì il Montenegro compatto, se fosse andato a sinistra avrebbe avuto chiaramente la superiorità numerica, ma parliamo di attimi, di frazioni di secondo. Borozan sulla ripresa del gioco, la tocca Savini che poi si avventa su quel pallone, la palla per Krivo Kapic, ma la palla è uscita, palla è uscita Italia. Pallone agli azzurri, quanto cuore di Jack Savini, una generosità infinita, eccolo qua proprio vicino alla nostra panchina, Krivo Kapic che la raccoglie fuori, Super Jack che si riprende il pallone, è mio dopo quell'errore sul tiro nell'azione precedente, guarda qua, tocco. Chiaramente il contatto, palla Italia. Savini riceve proprio lui, attacca sul blocco del pivot, chiama in causa Bronzo, pallonetto spregevole, pregevole, non due di fila, pregevole, una gemma preziosa quella di Umberto Bronzo. 26-22, una alla volta azzurri, una alla volta. 8 gol per Bronzo che questa volta sceglie la via della delicatezza, prima Simic le aveva sbarrato la strada, sapeva che sarebbe uscito nuovamente e l'ha superato con un lob delicatissimo. Ebrer che para, la possibilità per Bronzo di andare in contropiede, scappa via Umberto, il terzo passo sul primo palo, time. Impazzisce il palo a San Giacomo, 27-22, 27-22, più 5, massimo vantaggio, l'Italia che mette il turbo adesso a 12 e mezzo dalla fine della partita, è un girone dell'inferno di Dante il palo a San Giacomo. Eh sì, adesso abbiamo tutta l'energia dalla nostra parte, gli sguardi spenti del Montenegro che ha accusato il colpo sicuramente, e adesso dobbiamo rimanere con la testa sulla partita, non dobbiamo concedere niente. 9 gol di Umberto Bronzo. Dragasevic, ennesima rotazione sulla linea dei terzini per il Montenegro. Vujovic prova lui l'uno contro uno, larga la palla per Dragasevic, non ci arriva per un nulla Bronzo, arriva il gol da parte del Montenegro, segna Bakic che ha sostituito Vujovic,
buca sul primo palo il nostro Domenico Ebner. 27-23 più 4. Marrocchi dentro per Parisini che la raccoglie, c'è un fallo, tiro dai 7 metri credo, vediamo, è stato colpito al volto Simic, ma sicuramente coppia arbitrale che ha ravvisato un fallo, e anche questo denota però la presenza nella partita dell'Italia e di Parisini in particolare su un giro palla lento. Stavamo costruendo l'azione, il guizzo, e allora bravo Parisini a farsi vedere, bravo Mengon poi a liberarlo però. Ma è un'Italia concentrata, è un'Italia che trova anche nelle soluzioni a due, nelle giocate tra i singoli. Questo denota un automatismo, un fraseggio, una conoscenza dei giocatori che chiaramente parte da molto lontano. Umberto Bronzo. Sì! Doppia cifra, 10 gol per Umberto Bronzo. 28-23, ancora massimo vantaggio, più 5. Kalugerovic. La palla per Dragasevic, costruisce nuovamente il Montenegro sulla difesa molto alta dell'Italia. Al limite qui dei 3 secondi questo possesso. Sempre Dragasevic. Kalugerovic con l'incrocio dentro il servizio Gorbic. Ebner! E questa volta! Super parata! Lo sguardo di Vlado Sciola si fa preoccupato adesso. È Gerbovic che ci aveva fatto male, sappiamo che è una spina del fianco, giocatore molto mobile, comunque servito dai suoi compagni, ma questa volta trova sulla sua strada la manona di Mimmo Ebner che si riprende la scena e ci consegna la palla del più 6. Possibile più 6. Marrocchi per Jack Savini. La finta e allora l'attacco, cerca l'uno contro uno Pablo Marrocchi, viene fermato in maniera fallosa, c'è un giocatore montenegrino che è rimasto a terra, si tratta credo di Korsović, vediamo però. Lakovic. E si continuano le sportellate sulla linea di 6 metri tra un Andrea Parisini che è abituato al gioco maschio, abituato alle attenzioni della difesa avversaria, lui che è stato sempre la spina del fianco della nostra nazionale e quindi non rinuncia al gioco duro. Savini per Simone Mengon, l'uno contro uno vinto, fallo, tiro dai 7 metri, bravissimo Simone Mengon che è arrivato da lontano con la rincorsa, ha vinto con il suo scavalcamento il duello personale con Dragasevic e conduce l'Italia alla linea dei 7 metri quando mancano 10 spiccioli. Se facciamo gol secondo me deve chiamare il time out, vediamo. Bronzo. Sì! 29-23, massimo vantaggio, ancora, più 6 al 50° minuto, ne mancano 10 alla fine della partita. Calma Matteo, calma, la partita è ancora molto lunga. 11° gol per Umberto Bronzo. Dragasevic, Gorbovic. C'è Andri Tiballi lì nel mezzo come terzo di difesa. Dragasevic arriva sui 6, Ebner che gli chiude la porta per Dapiran che può andare, Gianluca Dapiran, il gol del 30-23. Che cosa sta succedendo? Un Montenegro intimidito dalla circolazione di palla, dall'aggressività azzurra. Ebner che sale sugli scudi, ancora un'Italia che difende il pallone e soprattutto un'Italia capace di ripartire spavalda in velocità e trova pronto Gianluca Dapiran che la butta dentro per il più 7 Italia. C'è il fuoco nello sguardo degli azzurri, le scintille sugli spazi del Palo San Giacomo, a 9 dalla fine. Kalugerovic, la chiusura difensiva dell'Italia, la gran difesa ancora con Simone Mengon che è andato a raddoppiare, grande spirito di sacrificio della nostra difesa. Borojan prova sotto contatto, poi la palla per Vojovic che arriva sui 6 metri, pallone che si spegne sul fondo, tiro dai 7 metri però
conquistato da Branko Vujović, che in qualche modo, seppure con fatica, sta cercando di tenere a galla adesso la sua squadra nella fase offensiva. Qui bravo anche Savini a lasciarlo andare, ma aveva perso il ritmo dei passi in quel caso l'attaccante montenegrino. Vujović che torna dunque in campo per questo 7 metri, è uscito Bakic. Da un Vujović all'altro, uno si procura il tiro dei 7 metri e l'altro lo tira. Sì, sbagliandolo, Domenico Ebner è impazzito, il Palo San Giacomo ancora una volta. C'erano mancate le sue parate nel primo tempo, adesso c'è solo lui, c'è solo lui. Sono arrivate le sue parate adesso nel momento più importante della partita. Mima il gesto della concentrazione, non è mai uscito dalla partita nonostante un avvio in difficoltà, e costringe Vujović, specialista dei 7 metri, al secondo errore. La palla larga per Marrocchi, la perdiamo però, la rigioca il Montenegro. Bakic fa fatica un po' a controllarla, poi torna da Borosan, ripiega però velocemente la difesa dell'Italia, ci riposizioniamo con Paolo Marrocchi, riusciamo a tornare nello schieramento di difesa e a non concedere un tiro semplice, un tiro comodo al Montenegro. 30-23, l'attacco di Vujović, la palla per Borosan, la larga Borosan, non ci arriva Parisini, riusciamo comunque a ripiegare, Kalugerovic ancora, il semicerchio di Kalugerovic, la palla per Vujović, ancora la chiusura difensiva, 7 metri. Ce l'aveva in mano quel pallone Andrea Parisini, sul ripiegamento difensivo, sul taglio, gli è passata davanti, si mangia ancora le mani, non sa come non è riuscito a prendere, a girare quel pallone che poi finisce a Bakic all'ala, e nella riapertura del gioco, lo svolgimento dello sviluppo del gioco, arriva il tiro dai 7 metri. E qui Riccardo Trillini, che è rimasto calmo, serafico tutta la partita, sta facendo fatica in questo momento ovviamente, ma siamo con lui. L'Italia della pallamare con gli azzurri, Radović dai 7 metri. Domenico Ebner sale sulla luna Domenico Ebner, e in questo momento non si passa, power up per Mimmo Ebner che sta letteralmente togliendo le castagne dal fuoco. Ci possiamo permettere anche delle sbavature in questo momento topico della partita, ancora la palla del più alto. È tutto chiuso nella nostra porta e andiamo dentro con Simone Mengon, tiro dai 7 metri, ancora un 1 contro 1, vinto da Simone Mengon, parte da lontano con la dinamite sotto i piedi, poi Simone Mengon lascia sul posto il difensore, lo rivediamo, non lo vedono passare, diventa liquido il centrale degli azzurri e qui rivediamolo, un Ebner che ha abbassato la saracinesca. E quando per un portiere è tutto chiaro, è tutto limpido, chiaramente è più facile intervenire, e si trascina dietro tutto il Pala San Giacomo, parte da lui. Bronzo e il Pala San Giacomo. Sei ancora Umberto, assegna Umberto per il 31-23, una alla volta. Li abbiamo trascinati nell'Ade, agli inferi, insieme a noi, nel Montenegro. Adesso va il time out, il secondo time out. Notte fonda in casa Montenegro. Sugli spalti nessuno applaude e canta più. Ora non sa se ti gole, ma via da mi sbaglio che ne ho obiettivo. Mi raccio non so la mascella, ho detto, la ritira su di me, io da vincenti te, ok. Minuti 31-23 Italia, 53 e mezzo per l'esattezza, la passione sugli spalti del Pala San Giacomo. È un vantaggio importante, non giriamoci attorno, Gigi. 31-23 a 6 e mezzo dalla fine è un vantaggio importante. E soprattutto che trascina con sé tutta l'energia, l'adrenalina e soprattutto l'inerzia del match è nelle mani azzurre. 7 contro 6 del Montenegro all'uscita dal timeout. Rischia il tutto per tutto Sciola adesso, perché la porta è vuota in questo momento dei montenegrini. Uscita difensiva di Mengon.
La rigioca ancora per Vujovic, però Vuko Borusan, dialogano ancora i due. La palla per Borusan nel mezzo, e qui c'è la segnalazione di passivo, però la palla larga per Kalugerovic. Borusan, e fischialo questo passivo, però il tiro proprio sul... Hanno avuto sempre il passivo facile per tutta la partita e adesso lasciano giocare. Sull'ultimo passaggio arriva questa conclusione, Montenegro che ricuce parzialmente lo strappo. 31-24, quando ci avviciniamo a piccoli passi verso gli ultimi 5 minuti di partita, contro time out lo chiama questa volta l'Italia, Riccardo Trillini, per organizzare questi ultimi minuti che sono fondamentali per difendere e, se possibile, rimpinguare quanto fatto. Ascoltiamo. Ascolta, no, se c'è Kalurovic, solo anticipo del primo, va bene, okay. Come ha fatto Gianluca adesso, e qui in mezzo fare talk e uscita su Borusan, così anche come su... Ehi, gli anticipi vanno fermati in fallo, più stiamo in difesa meglio è, ed è troppo importante guadagnarsi un due minuti, sì. Per non farsi, ok? Era buona la difesa, se invece gioca con Borusan come all'inizio, tu esci. Passaggio fondamentale di questo timeout, gli anticipi vanno trasformati in fallo, è troppo importante guadagnarsi un due minuti, e questo è il senso di questo timeout. Chiaramente adesso il Montenegro ha la foga di chi deve rimettere in piedi una partita, deve recuperare, non può far trascorrere il tempo e sarà aggressiva, e noi questa aggressività la dobbiamo portare dalla nostra parte. Savini all'uscita dal timeout. Prova Simone Mengon nell'angolo, palla persa, però non c'è intesa, e la possibilità, e arriva Superman Jack Savini. Hai visto il mantello? Maglia azzurra al posto del mantello, ma sa volare lo stesso, spicca il volo Jack Savini e la recupera, la tiene lì. Questo è un guizzo da portiere di calcio, è un tuffo che strappa questo pallone dalle mani del Montenegro, e la riconquistiamo e ripartiamo. Marrocchi col palleggio, fallo su Pablo Marrocchi, astuto, bravo Pablo. Dobbiamo giocare anche con il cronometro, dobbiamo tenere l'attacco lungamente e cercare magari di guadagnarci un due minuti, che sarebbe oro. Ancora Savini, sempre Marrocchi, le finte di Pablo Marrocchi, prova la conclusione, il tiro schiacciato, ci mette le mani Simic, dobbiamo rientrare indietro, secondo attacco sbagliato da parte dell'Italia, si va da Borusan che va in elevazione, lo ostacola però Andrea Parisini, che prova il fallo, niente più, e infatti mi sembra solamente 9 metri, Parisini non voleva neanche quello, anche questa volta il contatto c'è stato, anche questa volta comunque... Borusan, guarda, la cerca, guarda Savini. Ah, incredibile, anzi Superman, scusa, sì. E anche questa volta Borusan cerca di ingannare la coppia arbitrale accentuando la gravità del fallo, non ci cascano, rimane il possesso in mano del Montenegro. Chiaramente in questo momento le palle più importanti passeranno per le mani delle bocche da fuoco, non ci nascondiamo, probabilmente il tiro finale sarà nelle mani di Branko Vujovic e di Borusan, che sicuramente cercheranno di ricucire questo strappo, al momento di 7 reti. Si riparte da Borusan, Kalugerovic, sempre in sette, infatti... il Montenegro, il muro però della difesa italiana, siamo attenti, ma la palla resta lì, l'ennesimo muro di un Bolzamini mastodontico stasera, gigantesco. Larga la palla, c'è la possibilità per Bakic sul primo palo, rete. 31-25, accorcia il Montenegro, palla nuovamente però per gli azzurri, che vanno di là con calma. Qui stiamo rivedendo intanto l'azione, il gol, sentiamo il palo a San Giacomo ancora. Marco Mengon, Simone Mengon, scavalcamento, la rigioca sotto contatto per il fratello Marco, che arriva sui 6 metri, tiro dai 7 metri in favore dell'Italia su questa azione costruita interamente
dai nostri gemelli d'oro. Qui rivediamo, scava il cavetto di Simone e poi sotto contatto il gioco per Marco, che arriva dentro, ci crede fino in fondo, approfitta dello spazio. Il gioco si ferma quando fischia l'arbitro. Il primo piano di Vlado Sciola, che guarda nervosamente il tabellone alla sua destra. Bronzo, c'è l'intervento, la ribattuta è ancora sua, Umberto Bronzo, il tap-in dalla linea dei 6 metri, era riuscito ad intervenire Nicola Matovic, che aveva sostituito Simic, ma arriva il gol da 32-25. E se la fortuna, Matteo, aiuta gli audaci, qui di audace, se c'è un audace questa sera, è proprio colui che sulla maglietta ha il numero dei gol effettuati finora, 13 marcature personali. Partita mostruosa di Bronzo al tiro questa sera. Vujovic in penetrazione, non sbaglia, Italia che prova adesso ad accelerare per provare a sorprendere il Montenegro. Perdiamo l'attimo perché Ebner non riesce a rimetterla in gioco, peccato. 32-26, comunque rimangono le 6 reti di vantaggio quando mancano 2 minuti e mezzo alla fine della partita. Si alza tutto in piedi il pubblico del Pala San Giacomo. Marco Mengon, mai scavalcamento, un incrocio fantasioso. Intanto c'è Savini a terra. Bronzo, altro time out chiamato da Riccardo Trellini. È provvidenziale, Matteo, perché sì, si era sì, un po' in difficoltà. Si è chiusa la luce, spenta la luce nell'attacco azzurro. 27-42 sul cronometro della partita. Oh, ha detto l'arbitro, dopo 2 passaggi fischia passivo. Ascolta, il gioco è Smith 3 con Smith sul 3. Chiami l'aiuto di Vorozan e tu 4 e 5. Restala, tu vai uno contro uno. Questo è il gioco. Se lui la ridà invece al fratello, tu gli scivoli dietro perché lui va e tali. Fatti 4 e 5. Germania 3, se la dà. Attendo, adesso possono fare 5 e 1. 5-1, fai subito Brasile. Eh sì, adesso Matteo, giustamente dobbiamo assolutamente cercare di buttarla dentro e gestire nel migliore dei modi in 5-1 questa difesa per tenere il Montenegro lontano il più possibile e far soffrire la circolazione di palla montenegrina. Riprende il gioco Savini sui 6 metri, il tiro sulla testa di Matovic e lo colpisce in pieno. Qui vediamo quale sarà la decisione degli arbitri, perché Savini anche è rimasto a terra, però il tiro di Savini non è stato il tiro di uno che ha scelto dove tirare, è una conclusione, c'era il contatto, con il contatto vediamo, anche subito un colpo è stato lasciato al momento del tiro, ma il contatto aveva chiaramente scomposto il salto di Jack Savini. Vediamo qual è la decisione dell'arbitro. Certo, non vorrei essere in Matovic, questo poco ma sicuro. Savini è andato a scusarsi. 2 minuti, vediamo. No, 3 attacchi fuori per Jack Savini, quindi finisce probabilmente la partita di Savini, perché con 3 attacchi non avrà la chance di rientrare, ma al tempo stesso l'Italia ha un 7 metri e andrà Umberto Bronzo, quindi provando a ricostruire il tutto. Savini se la cava molto bene perché lascia il campo semplicemente per le cure mediche necessarie e Matovic proverà dai 7 metri ad intervenire su Bronzo. Traversa, ancora Bronzo, la raccoglie, vediamo, c'è l'invasione fischiata questa volta Umberto Bronzo, peccato, pallone che finisce sulla traversa. Risultato di 32-26, rimaniamo sempre molto alti, aggressivi. Al 58esimo ci siamo alzati ancora una volta dalla nostra difesa con un'energia che non è di questo pianeta. Vujovic prova a metterla dietro, qui c'è un piede, nostra, e piede. Infatti Parisini non se la sente di lanciare, fa bene, però da Piran tutto fermo, andiamo con calma. Avresti lanciato tu, Matteo? No, questo era un macigno. Sinceramente no, un asteroide. Marco Mengon,
1:15 alla fine, la vittoria è in cassaforte, ma c'è il ritorno il 12 maggio, conta anche il numero di gol con i quali portiamo a casa questa vittoria. Ancora un errore, peccato, perché potevamo gestirla forse con più pazienza quella palla, allungare i tempi dell'attacco, dare meno possessi alla partita. Per fortuna, ci pensa per il fortuna. Montenegro, ci pensa il Montenegro. Bulzamini, la porta è vuota, attenzione perché c'è un intervento provvidenziale. Che cosa sta succedendo in questi ultimi minuti concitati? Sono saltati tutti gli schemi, solo agonismo. Ultimo attacco presumibilmente all'Italia. Chiede calma Trillini, infatti, chiede calma, vuole arrivare fino alla fine senza dare attacchi al Montenegro. Giochiamo sul passivo. Bolzamini, Mengoni, il pallone di ritorno, qui un fischio dell'arbitro che vede un'invasione. Diamo un altro attacco al Montenegro, non dobbiamo disunirci adesso, dobbiamo rientrare. Borjan, il suo tiro, buono questo fallo per la nostra difesa, va bene così, ma mancano 10 secondi, dobbiamo difendere. Siamo allo stremo delle forze, ma dobbiamo difendere adesso. 9 secondi alla fine della partita, il Montenegro proverà a toglierci di fatto una rete di vantaggio nella eredità che porteremo a Podgorica domenica. 32-26 il punteggio, ma non è finita, non è finita. Sentiamo il Pala San Giacomo, brividi. E se in questo momento ci sono 4.007 persone in campo contro il Montenegro. Kalugerovic, la difesa dell'Italia, non concediamogli questo tiro gratis. Ancora una buona chiusura difensiva, ci sarà l'ultimo tiro del Montenegro, l'ultimo tiro. Vujovic sulle mani, ragazzi, tutti chiusi, tutti chiusi. Ebner, 32-26, con 6 reti di vantaggio andiamo a Podgorica, una partita gigantesca della nazionale con i 4.000 del Pala San Giacomo. 32-26, li abbiamo trascinati negli inferi assieme a noi e non hanno retto all'urto. Grande partita dell'Italia. E soprattutto un'Italia che ha ingranato la marcia dal primo minuto della seconda frazione di gioco. Temevamo un rifarsi sotto del Montenegro e magari un calo psicofisico della nostra nazionale, e invece siamo stati smentiti. Altro che sguardi bassi per un Montenegro, testa altissima per un'Italia che ha portato nel suo tesoretto 6 gol di distanza e si porta 6 gol in valigia al di là dell'Adriatico per la partita decisiva di domenica prossima. Da un inferno all'altro adesso, perché andremo a Podgorica e non è facile, ci aspetterà un'atmosfera davvero incandescente, perché il Montenegro dovrà cercare di recuperare queste 6 reti accumulata dall'Italia con una grandissima partita di Umberto Bronzo, con una grandissima partita di squadra, perché ognuno ha fatto la sua parte questa sera, il proprio pezzo. Ebner è salito in cattedra quando serviva, Bulzamini incredibile in difesa, i ripiegamenti di Savini, i gemelli Mengon, il professor Marrocchi, il capitano Parisini, e adesso aspettiamo tutti. L'MVP Umberto Bronzo, assolutamente. Che partita ha giocato Umberto Bronzo, che partita di Umberto Bronzo. Non c'è stato neanche un minuto, un secondo per decidere chi era, chi è l'MVP di questa serata. Umberto Bronzo, premiato dal vice commissario straordinario della FIGH, Elisa Santoni. 32-26 della nostra nazionale in quest'andata del terzo e ultimo turno di qualificazione ai campionati mondiali. È l'ultimo step, e questo step era composto di due parti. La prima l'abbiamo interpretata da assoluti protagonisti nel modo migliore. Adesso è giusto che i nostri azzurri si godano l'applauso dei 4.000 del Pala San Giacomo, ai quali però va il ringraziamento per aver creato l'atmosfera perfetta. L'Italia ha giocato la partita perfetta. In questa partita, come dicevi, ci sono anche i 4.000 del Pala San Giacomo. Sì, sono scesi tutti in campo, soprattutto nei minuti finali. Una nazionale che assolutamente ha tenuto alto l'onore e soprattutto ha confermato
lo splendido momento di forma e soprattutto il gruppo tutti insieme. Questa è una vittoria di tutti. Noi tra poco andremo a bordo campo per ascoltare i protagonisti, ascolteremo Riccardo Trillini, ascolteremo, intanto siamo dentro il time out azzurro, sentiamo. È un'Italia che ha festeggiato, è giusto che festeggi questa sera, ma nello sguardo dei nostri azzurri c'è già il pensiero a quello che dovrà essere. Eh sì, non è finita, soprattutto tutti sanno che questo è il primo tempo dei due tempi sui quali si giocherà, è una partita che si gioca sui 120 minuti, è bene festeggiare ma soprattutto non sentirsi appagati, perché adesso abbiamo il dovere di andare dall'altra parte dell'Adriatico a tentare l'impresa e a portare a casa, a strappare il biglietto per la nostra qualificazione. Il Pala San Giacomo ribolle assieme agli azzurri, una grandissima partita questa sera. Battiamo il Montenegro 32-26 al Pala San Giacomo di Conversano il 12 maggio a Podgorica. La partita di ritorno sarà la sfida decisiva per ritrovare, per provarci una qualificazione ai campionati mondiali che all'Italia manca dal 1997, era stata cruciale in quell'occasione nel 96. Questa città, questo luogo, Conversano, e anche questa sera comunque dovrà andare, sarà stato uno snodo cruciale, giocare qui questa sera, vivere queste emozioni con questo pubblico, con questa atmosfera, sarà stata comunque una serata che la pallamano italiana ricorderà a lungo. Adesso però non è finita, non possiamo esaltarci. Assolutamente, adesso dobbiamo rimanere concentrati e soprattutto dobbiamo e possiamo crederci, è nostro dovere crederci. Andiamo lì in dote, 6 gol nella nostra valigia e soprattutto tanta voglia, l'inerzia, l'energia che giustamente ci siamo meritati, conquistati nei primi 60 minuti in campo. Finisce 32-26, tra poco andiamo a bordo campo, il tempo di uno stacco pubblicitario, poi siamo a bordo campo con Riccardo Trillini e con Umberto Bronzo. Grazie a Pierluigi Di Marcello per essere stato al mio fianco in questa grande serata. Un onore vivere queste emozioni accanto a sé come tante altre volte. Pubblicità e poi torniamo tra pochissimo, non vi muovete, a bordo campo per le emozioni azzurre.